Il Vangelo deve essere annunciato in povertà e chi lo annuncia deve avere come unico obiettivo quello di alleviare le miserie dei più poveri, senza mai dimenticare di essere servo inutile dello Spirito Santo. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della Messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il passo del Vangelo del giorno nel quale Gesù invia i discepoli a due nei villaggi a predicare, guarire i malati e scacciare gli spiriti impuri. Il vero pastore va come Gesù, povero, ad annunciare il Vangelo perché la salvezza non è una teologia della prosperità. Questo è il programma semplice, semplicemente. E questa è la missione della Chiesa, la Chiesa che guarisce, che cura. Alcune volte io ho parlato della Chiesa come ospedale di campo. È vero, quanti feriti ci sono, quanti feriti. Quanta gente che ha bisogno che le sue ferite siano guarite. Questa è la missione della Chiesa. Guarire le ferite del cuore. Aprire porte, liberare. Dire che Dio è buono, che Dio perdona tutto. Che Dio è padre, che Dio è tenero. Che Dio ci aspetta sempre. È vero, noi dobbiamo e prendere aiuto e fare organizzazioni che aiutino a questo. Quello sì, perché il Signore ci dà i doni per questo, ma quando dimentichiamo questa missione, dimentichiamo la povertà, dimentichiamo lo zelo apostolico e mettiamo la speranza in questi mezzi, la Chiesa lentamente scivola su una ONG e diviene una bella organizzazione, potente, ma non evangelica, perché manca quello spirito, quella povertà, quella forza di guarire.